Allora, io sono Simone Del Negro, sono responsabile per il centro clinico di Mestre, PTCR Mestre. Questa è la secondo incontro che facciamo, webinar organizzati dal nostro centro clinico. Lo facciamo un po' per presentare la nostra attività e in questa presentazione, in questi webinar, invitiamo i colleghi e i collaboratori del centro per raccontare alcuni aspetti che vengono approfonditi nella nostra attività clinica. Questa sera sarà tenuta questa presentazione dalle dottoresse Silvia Schifano e Marta Ferrari, che appunto presenteranno tra poco il webinar sulla la fame, un complesso equilibrio tra bisogni ed emozioni. Io approfitto brevemente per presentarvi un po' l'attività del centro clinico qui a Mestre. Allora, il centro di Mestre fa parte di un network di un'ampia serie di centri che sono affiliati alla Scuola di Studi Cognitivi e Psicologia, Psicoterapia Cognitiva e Ricerca. Sono sedi della scuola di specializzazione, a fianco alle quali, in qualche modo, sono aperti già da tempo dei centri clinici, cioè degli spazi dove ci sono degli psicoterapeuti esperti che svolgono attività clinica. L'occasione è proprio quella di mettere assieme la formazione e la ricerca con l'esperienza clinica, ed è quello che noi vogliamo fare con queste attività. Il modello di riferimento è quello di psicoterapia cognitiva o cognitivo-comportamentale, anche se poi c'è spazio per approfondimenti anche di altri punti di vista. Quello di cui ci occupiamo noi sono una serie di disturbi, qui sono elencati alcuni. Sono tutte le attività che svolgiamo qui al centro clinico, dove siamo un gruppo di persone, di collaboratori, ognuno delle quali magari è più formata o specializzata in un ambito rispetto ad un altro. Due parole, su quello che è un po' il nostro progetto e di come vengono organizzati gli incontri e i contatti che arrivano e le richieste che arrivano al centro clinico. Ci possono arrivare dei contatti, scusate un attimo. Okay. E in genere quando arriva un contatto attraverso i vari canali che abbiamo come PTCR, può essere il telefono della segreteria, la mail, oppure anche il call center che abbiamo attivo per tutte le sedi che ci sono di studi cognitivi PTCR in Italia. Quindi ci possono essere delle persone che fanno una richiesta per varie questioni personali di una consulenza o di una psicoterapia. In questo caso le persone fanno un primo colloquio con un referente, con il responsabile, in questo caso con me. Al primo colloquio poi viene abbinata una valutazione testistica che sarà svolta anche qui a Mestre a breve, insomma nei prossimi mesi, ed eventualmente un'indicazione se ci dovessero essere degli aspetti da approfondire dal punto di vista medico o farmacologico. Dopo questo primo incontro e la valutazione testistica, viene fatta una valutazione su quello che può essere un progetto terapeutico, su quello che può essere una risposta all'esigenza portata dalla persona, e fissato un colloquio di restituzione. Dopodiché, a questo punto, si invita la persona eventualmente a intraprendere un percorso di terapia individuale o di coppia o di partecipare a dei gruppi, oppure entrambe le cose, magari in tempi diversi. Questo è il modo, in maniera molto succinta, con cui lavoriamo presso questo centro clinico. I webinar che vi presentiamo sono un po' un'occasione per approfondire alcuni argomenti, alcuni aspetti che vengono trattati da noi e dai nostri collaboratori. Ecco, i servizi che offriamo sono questi, come dicevamo, la psicoterapia individuale di coppia, una valutazione in psicodiagnostica in presenza online, anche le sedute le possiamo fare online, visto che in questo periodo di restrizioni ormai è diventata più la norma che non l'eccezione, e delle attività di gruppo. In ognuno dei centri clinici che ci sono in Italia possono essere svolti alcuni gruppi di terapia, non in tutti i centri ci sono gli stessi gruppi. Questi sono alcuni esempi che facciamo qui e che al momento vengono svolti online. I modelli teorici di riferimento sono diversi, sono tutti evidence-based, per cui in qualche modo fanno riferimento a studi che dimostrano di comprovata efficacia. Ecco, questo è la,
l'impronta di ricerca scientifica che viene data un po' alla nostra attività. Ci sono, come dicevo, diversi professionisti che lavorano qui con noi, una serie di colleghi o direttamente referenti a studi cognitivi o altri colleghi che comunque hanno approfondito, che si occupano di qualche ambito particolare, in modo che la richiesta della persona che si rivolge a noi possa essere evasa nel modo più esaustivo possibile. Ecco, io adesso avrei terminato. Vediamo se sono disponibili le colleghe, Silvia, Schifano e Marta Ferrari, eventualmente per iniziare la presentazione del loro webinar sulla fame, un complesso equilibrio tra bisogni ed emozioni. Vediamo un attimo, vedo che ci sono moltissime domande in chat, non a tutte riusciremo a rispondere per quello che possiamo, altrimenti potete contattarci via mail o all'indirizzo della segreteria. Intanto vi lascio di nuovo i nostri contatti. E allora possiamo partire, visto che abbiamo già qualche minuto di ritardo. Ok. Ok, allora, intanto buonasera a tutti, mi scuso anch'io per gli inconvenienti tecnologici, però c'erano dei link che non arrivano bene. Allora, stasera riprendiamo con il ciclo di incontri che abbiamo pensato dal Centro Clinico di Mestre su diverse tematiche che sono tutte in realtà poi abbastanza collegate tra di loro. Vedremo già oggi dei collegamenti con l'intervento precedente che era stato fatto dai colleghi Irene Rossi e Riccardo Votato. D'oro. Parliamo quindi, il titolo è La fame, un complesso equilibrio tra bisogni e emozioni. Parleremo quindi di quelle che sono le interazioni tra alcuni aspetti dell'alimentazione e aspetti psicologici emotivi. Io e Marta in realtà abbiamo già fatto degli incontri simili in presenza quando ancora si poteva e ci piaceva iniziare ponendo una domanda che era cos'è per te il cibo? Adesso non è possibile farlo ovviamente perché ci perderemo un po' nella chat, ci sarà poi successivamente un momento in cui comunque risponderemo a tutte le vostre domande, ma volevamo condividere con voi che quando appunto dal vivo abbiamo fatto questa domanda, abbiamo chiesto a tutti i presenti cos'è per te il cibo, abbiamo fatto un po' un giro di condivisioni, diciamo che nessuno ha detto macronutrienti, calorie, proteine, cose del genere, ma quello che veniva fuori erano principalmente aspetti in realtà legati alle emozioni, agli affetti, cioè cose che in realtà non sembrerebbe così scontato appartengano proprio alla categoria cibo, invece il collegamento è immediato, per cui per questo abbiamo pensato di fare degli incontri di approfondimento su come interagiscono questi aspetti tra di loro. E se Marta mi porti, ok, volevamo presentarci prima di tutto e abbiamo scelto delle belle foto. E io sono Silvia Schifano, sono una psicologa e psicoterapeuta orientamento cognitivo comportamentale specializzata nel trattamento dei disturbi dell'alimentazione. Infatti ho fatto diverse esperienze pratiche proprio di lavoro, ho lavorato diversi anni in un servizio di riabilitazione psiconutrizionale presso la Casa di Cura Villa Margherita a Vicenza e ho fatto anche un'esperienza di ricerca clinica presso il King's College London. Al momento attuale collaboro appunto con il Centro Clinico Studi Cognitivi di Mestre e anche con l'Associazione Psicoarea di Verona, che è sempre collegata con la realtà di studi cognitivi, ricevo a Padova privatamente, lavoro presso il servizio di aiuto psicologico per studenti dell'Università di Padova. E da circa un anno io, Marta e Irene, che è la collega dello scorso webinar, gestiamo un progetto di divulgazione psicologica su canali social. Abbiamo pensato di dedicare parecchio tempo, in realtà parecchio
del nostro tempo all'ambito della divulgazione, perché il nostro obiettivo è un po' quello anche di rendere la psicologia un po' più alla portata di tutti, perché in realtà vediamo che ci sono tantissime tematiche che riguardano tutti, ma nessuno ne parla o comunque se ne parla troppo poco, e quindi il nostro obiettivo che cercheremo di perseguire anche stasera era proprio quello di, con termini piuttosto semplici, e cercare di affrontare argomenti complessi che riguardano molte persone. Io invece sono Marta Ferrari, sono una psicologa, in realtà laureata in neuroscienze e riabilitazione neuropsicologica, e attualmente frequento il quarto anno della scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale proprio a Mestre, quindi che fa parte del network di studi cognitivi. E appunto durante il mio percorso di studi ho avuto modo di approfondire la tematica dei disturbi dell'alimentazione, svolgendo anche io dei numerosi tirocini formativi presso la Casa di Cura Villa Margherita qui a Vicenza, che si occupa specificatamente di riabilitazione psiconutrizionale. E attualmente collaboro sempre con il Centro Clinico di Studi Cognitivi di Mestre e anche presso gli studi di nutrizione sana, che sono un pool di nutrizionisti, quindi mi occupo di problematiche inerenti all'alimentazione. Ricevo sia a Padova che a Vicenza, e anche io appunto faccio parte del nostro progetto di divulgazione. Allora, iniziamo parlando di emozioni, di che cosa sono le emozioni. Sappiamo che sicuramente tanti di voi avranno già seguito l'incontro precedente che abbiamo fatto subito prima delle vacanze di Natale, che è stato tenuto dai colleghi Irene Rossi e Riccardo Votadoro, quindi in realtà non abbiamo approfondito troppo oggi, perché sono stati molto chiari e molto bravi nello spiegarci esattamente cosa sono le emozioni, quali sono, a cosa servono, quindi non entreremo troppo nel merito. Riassumiamo solo alcuni concetti fondamentali che ci sono poi d'aiuto per spiegare l'interazione con gli aspetti alimentari. Quindi per emozioni intendiamo un sistema complesso. Perché complesso? Perché in realtà è composto da tante caratteristiche, no? Un'emozione implica ciò che proviamo, ciò che pensiamo, ciò che sentiamo a livello fisico, ciò che ci verrebbe da fare, implica tutta una serie di cose che interagiscono tra di loro, e la cui funzione è quella di cartello stradale, cioè quello di segnalare qual è la direzione da seguire in termini di quelli che sono i nostri scopi e bisogni per ripristinare uno stato di benessere. Avevo detto che avremmo usato parole semplici, quindi facciamo degli esempi pratici. Ad esempio, c'è una situazione che io mi trovo in una situazione che valuto pericolosa. Per esempio, sono in una savana e c'è un leone davanti a me. Valutazione leone, la valutazione che faccio del leone di fronte a me è quella di pericolo. L'emozione che sorgerà spontanea sarà un'emozione di forte paura, di paura proprio per la mia sopravvivenza, e di conseguenza il bisogno che io avrò in quel momento non sarà bere un caffè, ma sarà piuttosto un bisogno di mettermi in salvo, no? Di sicurezza e di protezione. Questo fa sì che io attivi una serie di comportamenti che siano congrui con questo bisogno, che quindi potrebbe essere attaccare, che nel caso del leone forse non mi conviene, quindi valuto anche un po' quale tra questi, magari se un fucile sì, ma se non ce l'ho meglio di no, e scappare forse più probabilmente, o congelarmi per esempio. Quindi fingermi morto sperando che il leone non mi attacchi. Questo è un esempio di quello che dicevamo prima, cioè l'emozione ci funge un po' da cartello stradale per indicarci la direzione in cui andare per salvaguardare i nostri bisogni, i nostri scopi. E per renderlo ancora più semplice da comprendere, possiamo fare un parallelismo con quelle che sono delle sensazioni fisiche. Ad esempio la stanchezza. Mi sento stanco. Perché dovrei sentirmi stanco? Io ho un sacco di cose che devo fare, ho bisogno di finire la presentazione per il webinar, questa stanchezza proprio non ci sta, non la voglio, no? Però la stanchezza sta lì per un motivo, perché evidentemente il mio corpo ha bisogno di riposarsi, quindi il comportamento
molto più adeguato da seguire per rispettare il mio bisogno e il mio scopo sarebbe quello di riposarmi e di dormire. Quindi la valutazione che noi facciamo delle situazioni e degli eventi comporta delle emozioni e dei correlati fisiologici diversi. Cosa vuol dire? Vuol dire quando mi trovo di fronte al leone nella savana, se lo valuto come pericoloso, allora posso mettere in atto dei comportamenti che magari mi aiutino a mettermi in salvo. Se non lo valuto come pericoloso, forse metterò in atto dei comportamenti che non sono tanto congrui con la situazione, che quindi in realtà mi potrebbero esporre a un maggiore pericolo. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che la consapevolezza delle nostre emozioni è fondamentale per poter rispondere adeguatamente. Cioè, se io non capisco quello che mi sta succedendo in termini proprio emotivi, cognitivi, fisiologici, cioè sento il batticuore, ma se non capisco che il batticuore, che il cuore che mi batte a mille è dato dal fatto che magari mi sento in ansia, posso scambiarlo per qualcos'altro, no? E quindi attivare dei comportamenti che in realtà non mi aiutano ad andare nella direzione che il mio sistema mi sta indicando come quella più adeguata per ripristinare o mantenere uno stato di benessere. E adesso, alla luce un po' di quello che ci ha detto Silvia, entriamo nel vivo di questo webinar. Ovvero cerchiamo di capire quelle che possono essere le influenze delle emozioni nel nostro modo di alimentarci e nel nostro modo poi di rapportarci all'alimentazione. Infatti, quello che noi costruiamo con il cibo è un rapporto, quello che dicevamo prima, cioè il cibo ha tanti significati, rappresenta moltissime cose al di là di puro nutrimento. È un rapporto appunto che costruiamo fin dalla nascita, addirittura anche prima, che è fatto di moltissimi fattori, è determinato anche da quelli che sono i nostri ricordi collegati all'alimentazione, è anche influenzato appunto da delle emozioni, da delle convinzioni, ma anche da delle abitudini o delle regole alimentari che abbiamo appreso, durante la nostra vita. Molti di voi infatti avranno sentito parlare di emotional eating o alimentazione emotiva, è un termine che sta a descrivere un comportamento alimentare, quindi un modo di alimentarsi che è caratterizzato dalla tendenza a utilizzare il cibo come strategia di gestione di eventi stressanti o di emozioni spiacevoli. Difficilmente l'emotional eating è un'esperienza comune e condivisa, difficilmente noi mangiamo solo perché siamo, diciamo, in un deficit energetico. Gli studi ci dimostrano, tra l'altro, che ci sono delle emozioni che sono particolarmente associate a questo comportamento alimentare, che tendenzialmente sono emozioni spiacevoli, quindi l'ansia, la rabbia, la tristezza. Molte volte viene riportata anche la noia come fattore capace di scatenare l'alimentazione emotiva. Ci teniamo a specificare un aspetto importante, ovvero l'alimentazione emotiva, quella che viene definita fame emotiva, non è di per sé un problema. Infatti, come abbiamo detto, è una cosa che facciamo tutti. Alla fine di quella giornata, magari pensare, dato che è stata più faticosa, di gratificarci con un cioccolato, o magari proprio in questo periodo, in questi mesi, ricucinare quel piatto che ci ricorda casa, va bene, va benissimo. Il cibo è anche questo. Diventa un problema però quando rappresenta la nostra unica strategia di gestione delle emozioni. E ci teniamo anche a dire che ragioniamo sia quando siamo portati a mangiare più del necessario, sia quando invece adottiamo dei comportamenti, si dice restrittivi, cioè mangiamo meno di quello che ci serve. Questo perché l'alimentazione diventa strumentale o a cercare di non sentire delle emozioni o a cercare di gestirle. Il problema qual è? Che quando questa strategia diventa rigida e inflessibile, viene a mancare tutta quella consapevolezza di cui parlavamo prima.
Nello specifico, è possibile distinguere tra la fame fisica da quella emotiva. E qui abbiamo riassunto un po' di quelle che sono le caratteristiche più semplici, diciamo, da individuare per chi si stesse chiedendo se è un mangiatore più o meno emotivo. Come vedete, sono proprio due cose completamente diverse, ovvero la fame fisica è una fame che arriva gradualmente e di solito è preceduta da dei segnali fisiologici di richiamo che potrebbe essere ad esempio il mio stomaco che brontola. La fame fisica non viene avvertita come un impulso, un'urgenza, ma una sua gradualità e inoltre quando abbiamo fame, questo tipo di fame può essere soddisfatta da moltissime tipologie di alimenti. E inoltre si esaurisce quando si avverte una sensazione di pienezza o meglio di sazietà, quindi quando abbiamo mangiato a sufficienza. Si dice che la fame fisica si avverte dal collo in giù, nel senso che abbiamo dei richiami fisiologici importanti e normalmente non è seguita e neanche preceduta da sentimenti, da emozioni che possiamo percepire come spiacevoli di colpa o vergogna. Adesso ragioniamo su invece quella che è la fame emotiva, che come vedete ha delle caratteristiche diametralmente opposte. Cioè la fame emotiva è una fame che arriva improvvisamente e ha proprio un carattere di urgenza. Molte volte anche in ambulatorio i pazienti ci riferiscono che è un impulso, un'urgenza incontrollabile che compare, sembra comparire dal nulla molte volte. E a volte si evidenzia anche in certi comportamenti prototipici come alzarsi dal divano per andare in cucina, aprire il frigorifero, guardare ma poi non scegliere niente, insomma avere anche un'agitazione motoria. Un aspetto particolare della fame emotiva è che normalmente ci spinge verso particolari tipi di cibi che vengono definiti comfort foods, cioè cibi che in un qualche modo ci danno conforto. Poi Silvia avrà modo di spiegarci meglio anche perché siamo orientati verso un particolare tipo di cibo piuttosto che un altro. Questo tipo di fame non solo non si soddisfa anche quando siamo fisicamente sazi e pieni, ma spesso dopo aver mangiato compaiono emozioni spiacevoli come senso di colpa, vergogna e frustrazione. Facciamo un'altra specifica che è doverosa. Spesso quella che viene interpretata come fame emotiva è in realtà una fame fisica, ovvero può capitare alla fine di una giornata di arrivare a casa e essere veramente molto, molto famelici e non sappiamo perché. La cosa più importante da chiedersi è se durante la giornata abbiamo mangiato a sufficienza, abbiamo bevuto a sufficienza, perché spesso anche questo segnale viene un po' male interpretato. E attenzione, perché ovviamente le cose non sono così nettamente distinte, perché anche la fame fisica ha dei segnali che potremmo dire psicologici, capiterà a molti, almeno a me capita, che quando ho fame sono molto nervosa e molto irritabile, però questa sensazione svanisce una volta che io ho appunto mangiato. Il problema, ci teniamo di nuovo a specificare, che non è tanto il fatto che incorrere in una fame emotiva può portare a un aumento di peso o a una diminuzione di peso, ma il problema è proprio il fatto che viene utilizzata come strategia per gestire le emozioni. E infatti poi il target dell'intervento sono le emozioni. In aggiunta può capitare anche che ricorrere eccessivamente a questo tipo di alimentazione ci possa allontanare da quelli che sono degli obiettivi importanti, come ad esempio mantenere una dieta inteso come buone abitudini alimentari sane. Vedo, Silvia, che ci sono delle domande in chat, non so se vogliamo... Sì, stavo guardando anch'io, che chiedono principalmente se avranno le slide per sapere... Non so bene chi gestisce questo aspetto, nel senso per noi non credo che ci sia problema, magari sentiamo poi per la segreteria se è possibile inviarle. Certo, anche perché normalmente poi i webinar sono registrati, quindi c'è la possibilità di revisionarli, insomma. Esatto, comunque poi ci sarà la possibilità di vederle. Poi per le altre domande... Dimmi anche tu, Marta, se vediamo tutto alla fine, e facciamo un po' una carrellata alla fine. Certo. Perfetto, okay. Ci ha risposto anche la segreteria che
provvederemo, insomma. Ok, perfetto. Ok, e allora andiamo a vedere un po' più nel dettaglio come avviene questa interazione, quali sono magari le caratteristiche di alcuni alimenti e di alcuni comportamenti alimentari che interagiscono con le emozioni, con le nostre emozioni. E anche qua abbiamo cercato di tenere tutto molto base. E per dare proprio un'idea di alcune cose, alcuni aspetti, ovviamente non è esaustiva questa slide, ma poi cercheremo di approfondire, insomma. Allora, nel nostro cervello, proprio a livello organico, è presente un sistema, un insieme di strutture cerebrali che sono coinvolte nella percezione delle sensazioni piacevoli e nella produzione della motivazione, no? Quindi questo cosa vuol dire? Che all'interno di questo sistema vanno ad agire una serie di sostanze che attraverso un complesso meccanismo di produzione di neurotrasmettitori, di assorbimento, eccetera, eccetera, provocano sensazioni piacevoli. Tra queste sostanze vi sono alcuni alimenti in particolare che sono quelli che vengono definiti alimenti a più elevata palatabilità. Le patatine fritte, il cioccolato, purtroppo non le carote, purtroppo non, diciamo che sono alimenti abbastanza specifici, che sono responsabili dell'aumento della produzione delle endorfine, che sono quelle di cui sentiamo tanto parlare, no? Gli ormoni del piacere proprio, e anche hanno un doppio meccanismo, quindi agiscono sulla produzione delle endorfine, allo stesso modo inibiscono il senso di sazietà. Quindi quella classica situazione magari dove siamo in compagnia a fare aperitivo, classica non per questi tempi, però classica per una volta, e in cui magari abbiamo le patatine davanti, le mangiamo e effettivamente non sentiamo la sazietà, cioè ne potremmo mangiare veramente tante senza rendercene assolutamente conto, magari complice anche la disinibizione se stiamo bevendo qualcosa di alcolico. Per cui questo genere di alimenti, questo tipo di alimenti ci porta ad una gratificazione immediata, quindi andando ad agire proprio su questo sistema del piacere e della ricompensa, ci provoca delle sensazioni piacevoli immediatamente. Quindi questo va da sé che se io sto sperimentando una sensazione piacevole e la posso sperimentare così, con una cosa che poi è molto facilmente disponibile e reperibile ovunque, no? Del buon cibo, in Italia soprattutto non ci manca la possibilità di poter mangiare qualcosa di buono. Questo chiaramente va ad interagire anche con degli aspetti che magari sono più aspetti di personalità, quindi per esempio un aumentato ricorso all'impulsività, cioè persone più impulsive faranno più fatica a regolarsi, a gestirsi sotto questo punto di vista. E infatti questo sistema di cui vi abbiamo parlato è lo stesso che poi è coinvolto nei meccanismi come quello per esempio della dipendenza da sostanze o la dipendenza da sesso, la dipendenza da tutto ciò che è coinvolto con la produzione di sensazioni piacevoli. Questo primo meccanismo di cui abbiamo parlato, diciamo quello un po' più coinvolto nelle persone che tendono ad avere delle abbuffate o comunque ad avere degli episodi di iperalimentazione, diciamo. Un'altra cosa molto importante da notare è che il cibo, oltre a fungere da creatore di sensazioni piacevoli, funge anche un po' da anestetico rispetto a quelle spiacevoli, cioè il fatto di mangiare una grande quantità di cibo a volte ha un effetto calmante, su molte persone ha un effetto calmante, quindi vediamo nella nostra esperienza clinica che spesso c'è una correlazione con emozioni anche come rabbia, come ansia, cioè perché aiuta anche ad attenuare quelle sensazioni spiacevoli date da una forte attivazione fisica ed emotiva. Questo aspetto
dell'anestesia è importante. Ci ho riflettuto proprio qualche giorno fa e ci è arrivata una mail dall'ENPAP, che è la nostra cassa di previdenza professionale, che ha attivato un corso di formazione aperto a tutti sui disturbi dell'alimentazione, perché si è visto che dall'inizio della pandemia vi è un aumento del 30%, è tantissimo, il 30% dei casi di persone che soffrono di disturbi dell'alimentazione in una società occidentale dove l'incidenza era già molto elevata. Questo, cioè, è un dato immediato, no? Che ci fa capire che in un momento in cui tutti siamo molto in difficoltà per quello che sta accadendo nel mondo, schizza anche poi questo dato rispetto a quante persone iniziano a soffrire di un disturbo dell'alimentazione. Quindi anche la categoria professionale ci forma di più in questo senso. E quindi ecco, questo rispetto a prima Marta accennava giustamente che ci sono più versanti, no? C'è un versante del mangio di più e un versante del mangio di meno, no? Che può essere altrettanto gratificante. Andiamo a vedere in che senso aspetti legati alla restrizione alimentare possono risultare gratificanti. Prima dicevamo il fatto di cedere, tra virgolette, a un impulso senza poter rimandare la gratificazione, quindi ho le patatine, gratificazione immediata, sto subito meglio, no? Per quelle persone che invece sentono un forte bisogno di controllo e traggono gratificazione proprio dall'inibizione degli aspetti impulsivi, questo genera una gratificazione perché vuol dire che sono forte, vuol dire che ho potere, vuol dire che ho controllo. Per cui questo è un altro esempio di come un comportamento alimentare non adeguato in realtà può produrre delle sensazioni piacevoli perché mi restituisce un senso di forte controllo, competenza, valore personale, può essere associato a tantissimi aspetti che non hanno a che fare di nuovo con le proteine, i carboidrati, eccetera, eccetera. E un'altra cosa molto importante, quindi un'altra cosa legata a comportamenti alimentari che interagisce con degli aspetti emotivi è cosa accade quando perdiamo peso, per esempio, quindi siamo sempre un po' nel versante della restrizione. E quello che accade è che ce lo fanno notare, cioè riceviamo sempre dei commenti dall'esterno perché. Questa è una bella domanda, nel senso che non si sa per quale motivo viviamo in una società in cui sembra che sia normale commentare i corpi degli altri, quando tante altre cose di solito non è così scontato che vengano commentate, ma il corpo sì, quindi la prima cosa è come sei dimagrita, con quel tono che sottende che sia un complimento la maggior parte delle volte, no? Cioè penso che tutti quanti un po' abbiamo presente quella sensazione di aver assistito perlomeno a una scena del genere, no? Quindi vi è questo messaggio positivo associato alla perdita di peso che anche questo genera chiaramente delle emozioni positive e dà un rinforzo anche poi a continuare nel perdere peso. Questo io so che vado un po' fuori da quello che è l'argomento di stasera, però è un approccio, è una questione che in realtà ci sta molto a cuore. Noi ne parliamo molto anche interagiamo molto anche con dei profili che se ne occupano, perché in realtà dietro al come sei dimagrita, dietro al fatto di essere dimagriti, ci possono essere tantissimi significati che nella maggior parte dei casi in realtà non sono bei significati, non sono, ci può essere una malattia, ci può essere molto stress, ci possono essere tante preoccupazioni, ci può essere un disturbo dell'alimentazione, quindi ecco, è un invito anche a una riflessione in questo senso che va un attimo al di fuori da quello di cui stiamo trattando, ma che purtroppo in realtà ha ancora questo effetto, no, del rinforzo positivo, quindi che bello che sono dimagrita, che mi fanno notare che sono dimagrita e quindi anche questo va a incidere con quell'aspetto della gratificazione del piacere di cui parlavamo. Un'ultima cosa, l'accenno perché non avevamo previsto, ma ho intravisto che c'era una domanda in merito. Un altro aspetto dell'interazione tra emozioni e alimentazione sono tutti quei casi in cui il mancato riconoscimento e gestione di alcuni aspetti emotivi, pensiamo all'ansia, per esempio, quando si dice mi si è chiuso lo stomaco perché sono troppo ansioso, no? Perché provo ansia, e quindi magari insorgono dei disturbi gastrointestinali.
gastrointestinali, perché c'è una tensione addominale che non viene riconosciuto essere in realtà data da un aspetto emotivo, anche questo chiaramente va poi a interagire con dei comportamenti alimentari, quindi ci possono essere persone, avevo visto una domanda prima, anticipo a questo punto, diceva perché una stessa persona che prova rabbia vuole mangiare e un'altra invece magari non riesce a mangiare in condizioni di forte rabbia, perché magari una utilizza l'alimentazione come gestione emotiva e quindi in uno stato di rabbia accesa gestisce questa rabbia, come dicevamo prima, no? Magari anestetizzandosi un po' dalla rabbia. L'altra persona invece magari non utilizza principalmente il cibo come strategia di gestione, ma ha tutto un aspetto di tensione addominale che poi mette in difficoltà nell'alimentarsi, che poi può portare allo sviluppo poi di difficoltà da un punto di vista gastrointestinale. Ok, e, un po' alla luce di tutto quello che appunto stavamo dicendo, ci teniamo a evidenziare ancora una volta tutto l'insieme di significati che ricopre l'alimentazione, l'alimentarsi e il rapporto con il cibo. E anche perché i regimi dietetici rigidi e restrittivi poi rischiano, anzi non rischiano, non portano a benefici a lungo termine. Ci sono alcuni aspetti che ci teniamo ad evidenziare, proprio perché soprattutto in questi ultimi anni vi è una grande sollecitazione anche a informazioni, proposte. Adesso che abbiamo passato le festività, i social pullulano di detox di qua, workout di qua, insomma una serie di sollecitazioni che possono rendere molto, molto confusi su cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare. Ci sono due concetti molto importanti rispetto all'utilizzo poi dell'alimentazione in modo inconsapevole, perché come dicevamo prima, non solo noi abbiamo dei comportamenti alimentari, ma abbiamo anche dei pensieri su ciò che è giusto o non è giusto fare rispetto al cibo, quello che dobbiamo o non dobbiamo mangiare. Nello specifico questa si chiama restrizione dietetica cognitiva, cioè sono una serie di regole alimentari che noi decidiamo di adottare o perché le abbiamo lette da qualche parte molto spesso o perché sono un po' una cosa che ci risuona dalla nostra famiglia. Faccio un esempio molto condiviso che è, ad esempio, la pasta non si mangia alla sera, oppure non si mangiano la pasta e la pizza. Una serie di regole sul devo e non devo comportarmi in un determinato modo. E poi vi è anche un tipo di restrizione che è proprio quella calorica, cioè di introito alimentare. Questi due aspetti sono poi quelli che vengono coinvolti in questo circolo vizioso, che è il circolo vizioso proprio dello stare a dieta, cioè avere questo tipo di restrizione, quindi sottopormi a una deprivazione e al contempo a una grande sollecitazione, cioè continuare a pensare al cibo nei termini di cosa posso o non posso fare, di cosa devo o non devo fare, fa sì che io abbia da un lato una continua presenza di pensieri intrusivi sull'alimentazione, quindi che io continui a pensare a questa cosa. E sappiamo tutti che se continuiamo a pensare a una cosa, poi è difficile distrarsi, no? Si fa il classico esempio di non pensare all'elefante rosa e tutti noi abbiamo pensato a quella cosa lì. E questo genera una grande pressione sia dal punto di vista cognitivo, quindi anche di stanchezza mentale e un aumento di quella che è la fame e il craving, cioè il desiderio proprio a lungo termine di quelli che sono quegli alimenti che sappiamo che non possiamo mangiare. Come sempre noi ragioniamo in entrambe le direzioni, cioè sia in chi incorre in episodi di alimentazione incontrollata, sia in chi restringe fortemente, no? Sia a questo punto con tutta questa pressione su quello che è giusto o non giusto fare, su quello che si deve o non si deve fare rispetto all'alimentazione, porta a una perdita di controllo in entrambi i sensi. Potrebbe essere una perdita di controllo nel senso di ho ristretto per molti giorni e al terzo giorno sgarro
anche se non mi piace tanto questa parola, alla mia regola, cioè non posso mangiare i dolci, ne inizio a mangiare un pezzo e a quel punto ho la sensazione che si siano rotti gli argini e rischio di cadere in una mentalità del tipo ormai ho fatto questa cosa, quindi ne mangio 10 di biscotti, sia una perdita di controllo nel ossessivizzarsi su quello che non si deve assolutamente fare, quindi continuare a restringere. Chiaramente questo poi porta a una serie di emozioni spiacevoli che erano probabilmente anche quelle che avevano fatto partire tutto il circolo vizioso, quindi sono in ansia, mangio per placare l'ansia, dopo che ho mangiato in modo incontrollato mi sento non solo in ansia perché l'ansia non è sparita, ma anche provo un grande senso di colpa e una vergogna. E poi può capitare, anzi molto spesso capita, di sentire di dover in qualche modo riprendere il controllo della situazione o esercitare, come ci diceva prima Silvia, il controllo di situazioni che non riusciamo a gestire, anche situazioni interpersonali. Diciamo che la dieta, lo stare a dieta, sembra una soluzione immediata, una cosa su cui possiamo esercitare più controllo e si innesca questo circolo vizioso. Un altro aspetto di cui avrete spesso sentito parlare è quella che viene definita la sindrome dello yo-yo. Infatti ci sono dati di ricerca che ci dimostrano che le persone che si sono sottoposte a regimi dietetici rigidi e restrittivi, cioè che limitano fortemente non solo il numero di calorie assunte, ma anche le tipologie di alimenti che si possono assumere, di fatto 12 mesi dopo il 95% di queste persone recupera il peso perso, si dice addirittura con interessi. Questo ha degli aspetti metabolici che non approfondiamo perché non è il nostro campo di lavoro, ma anche degli effetti proprio psicologici, nel senso che per lungo tempo io mi sono deprivata di determinati alimenti, determinate anche situazioni sociali, perché l'alimentazione, quando si poteva avere più socialità, era anche un momento di condivisione. Quindi io ho avuto tutte queste deprivazioni per poi vedere che il peso, perché spesso quello è l'indicatore principale, non si modifica o non si modifica come vorrei. A quel punto gli effetti di tutta questa deprivazione si fanno sentire in quelle che sono poi le perdite di controllo. E come dicevamo, come abbiamo più volte avuto modo di accennare, quindi il target, innanzitutto quando si parla di problematiche alimentari, il problema va sempre visto da due prospettive, e questa è una cosa che in cui crediamo fortemente, oltre al fatto che è proprio un'indicazione evidence-based, cioè non si affronta mai una problematica alimentare solo dal punto di vista psicologico o solo nello studio della nutrizionista, bisogna andare di pari passo, no? Però affrontando quelle che sono le strategie di gestione emotiva, visto che abbiamo detto che il problema principale sono appunto una difficoltà nel a volte addirittura riconoscere le emozioni prima di imparare a gestirle, quello che viene fatto in terapia è appunto utilizzare una serie di strumenti come l'ABC e il diario emotivo, cioè in terapia insegniamo ai pazienti prima di tutto a osservarsi e a cercare di capire quale collegamento può esserci tra i propri stati emotivi e alcuni pensieri che abbiamo avuto, alcune convinzioni, alcuni ragionamenti che abbiamo fatto. Si insegna soprattutto negli ultimi anni, con l'avvento delle terapie di mindful eating, a chiedere alla persona di adottare quella che viene definita la prospettiva dell'osservatore ingenuo, cioè innanzitutto interroghiamo quella fame, cerchiamo di capire che cosa ci sta dicendo, cerchiamo di capire quali sono gli stati d'animo che funzionano da trigger per l'alimentazione emotiva, cioè che ci attivano maggiormente. Possiamo trovare dei canali diversi per esprimere quelle emozioni e per soddisfare i nostri bisogni? Possiamo acquisire maggior consapevolezza di quelli che sono i nostri pensieri quando mangiamo, e in più in terapia sfatiamo molti miti
falsi miti, sia sulle emozioni, cioè sul fatto che ad esempio alcune emozioni siano intollerabili, ma anche sull'alimentazione. Un aspetto che vediamo spesso con i pazienti si ricollega a quello che dicevamo prima, cioè il problema non è che io decida di mangiare un biscotto quando sono triste, il problema è che per chi utilizza in modo appunto rigido il mangiare emotivo è il biscotto che decide per me, quindi può già essere una grande potente sensazione quella di riacquisire la decisione, no? Il potere di scelta e non sentire più quella pressione e quell'urgenza. Quindi in un qualche modo gli obiettivi sono imparare delle modalità più funzionali, alternative, non necessariamente sostitutive, ma alternative, in modo tale che io possa scegliere quale modalità di gestione emotiva utilizzare. Come dicevamo, appunto, a queste si associano delle strategie anche dal punto di vista alimentare. Prima di tutto, siccome prima accennavamo al fatto che spesso un problema è la regolarità alimentare e questo porta a confondere la fame fisiologica dalla fame emotiva, viene insegnata proprio la regolarità alimentare in termini di tempi e di qualità di alimenti. Per far questo un altro strumento molto utile che associamo è il diario alimentare che serve per aiutare il paziente a capire effettivamente cosa mangia e soprattutto come sta prima e dopo aver mangiato. Viene spiegata un po' anche quella che è la teoria dell'esternalità, cioè vengono dati anche dei consigli pratici, ad esempio notare la differenza tra fare la spesa quando siamo veramente molto affamati e quando invece siamo sazi. Vengono dati anche dei consigli comportamentali, per esempio regolare la quantità di cibo in dispensa, cercare di evitare quei luoghi che richiamano il cibo quando siamo particolarmente attivati emotivamente. Viene fatto anche un lavoro su quelle che sono le porzioni e vengono dati dei consigli anche appunto di strategie comportamentali che possono sembrare cose banali, ma molto spesso non ci facciamo attenzione. Come ad esempio evitare di mangiare in piedi, non mangiare guardando la TV o il cellulare, soprattutto in questo periodo in cui molti sono in smart working, si rischia di non dedicare dei momenti specifici ai pasti, si danno altri consigli come aspettare qualche minuto prima di cedere all'impulso, masticare lentamente. L'obiettivo è quindi quello di effettuare quella che viene definita una rieducazione alimentare, cioè smettere di mangiare solo quando e quanto prescritto dalla dieta, dal piano, ma riappropriarsi di quelli che sono i propri indicatori interni per la gestione alimentare. Esatto, sì. Stavo pensando proprio a questo aspetto degli approcci prescrittivi, no? Cioè, se cerchiamo di fare una sintesi di un po' tutto quello che abbiamo detto fino adesso, abbiamo detto ci sono degli approcci nutrizionali che sono prescrittivi, quindi che si basano su la quantità di macronutrienti, sugli alimenti proibiti, no? Chiaramente questo genere di approcci alimentari non tiene minimamente conto di tutto quello che abbiamo detto prima, no? Cioè che il cibo non è solo macronutrienti, ma che ci sono tutta una serie di componenti emotive, affettive, di memorie anche, no? Per esempio, a me viene sempre in mente che quando io ho bisogno di una coccola, per me è polpette e purè, ma non è il mio cibo preferito in realtà, polpette e purè, perché polpette e purè mi ricorda la mia mamma. La crostata con la marmellata mi ricorda la mia nonna, cioè se facessi una dieta in cui io non posso mangiare dolci, ovviamente mi starei deprimando di una cosa che magari di cui ho bisogno in quel momento da un punto di vista emotivo. Quindi l'obiettivo, come diceva Marta, è proprio cercare di seguire un approccio alimentare. Ci sono tanti professionisti, noi collaboriamo con professionisti di questo tipo, della nutrizione, che partano proprio da un presupposto completamente diverso, cioè ti rieduchiamo a riappropriarti di quelli che sono i tuoi indicatori, i tuoi sensori, nel rispetto di ciò di cui hai bisogno, non soltanto da un punto di vista fisiologico.
E arriviamo adesso a quella che è la parte conclusiva del nostro incontro, in cui facciamo una riflessione un po' tutti insieme. Vorrei che tutti quanti riflettessimo su quante volte abbiamo cercato di modificare il nostro peso, no? Che cosa accade? Accade che quando noi seguiamo un approccio che non sia prescrittivo, quindi questa rieducazione alimentare di cui parliamo, ci facciamo guidare dalle nostre sensazioni fisiologiche ed emotive, quindi sono i nostri sensori interni che ci dicono: ho fame, quindi mangio, non ho fame, quindi magari mangio un po' meno, ho voglia di questo e quindi lo mangio, e soprattutto imparo delle strategie alternative per far sì che quando sono un po' preda di un'emozione molto forte possa, come diceva prima Marta, utilizzare delle altre cose, degli altri comportamenti che mi possono essere d'aiuto. Quindi dopo un periodo di questa pace, mi viene da chiamarla da un punto di vista alimentare, si raggiunge solitamente quello che è un peso, che è il peso fisiologico, viene detto peso fisiologico di una persona, che non per forza corrisponde al peso desiderato. E, ci sono degli indicatori, parliamo di BMI, quindi indice di massa corporea, in questi indicatori, cioè che sono dei valori, un range di valori che ci indica attraverso un calcolo se la nostra costituzione, diciamo, rientra in un normopeso, in un sovrappeso, in un sottopeso, in un'obesità lieve, in un'obesità grave, eccetera, eccetera. In realtà la fascia del normopeso ha dei margini molto molto ampi, cioè non è che la nostra condizione cambia da un chilo all'altro, ma si parla di 10-15 kg di differenza tra l'inizio di un sottopeso e l'inizio di un sovrappeso, e quindi un normopeso. Però quante volte noi, anche con 2 kg in più o in meno, in realtà facciamo molta fatica ad accettarci. Per cui, ecco, spesso la difficoltà è proprio quella di accettare quello che è il proprio peso fisiologico, che è dato, tra l'altro, in gran parte, cioè ci sono tanti studi che fanno vedere che in realtà è dato principalmente da aspetti genetici, ormonali, quindi cose su cui noi non abbiamo nessun controllo. Eppure spendiamo gran parte della nostra vita, dei nostri comportamenti, dei nostri pensieri, cercando di esercitare proprio questo controllo, che in realtà è molto relativo, perché poi quando adotteremo dei comportamenti alimentari normali, mi viene da dire, in realtà il nostro peso si riallinerà a qualcosa che non dipende da noi, a un numero che non dipende da noi. Infatti il fattore transdiagnostico, si dice, quindi che accomuna tutte le diagnosi, diversi tipi di disturbi dell'alimentazione, se entriamo proprio nel campo della psicopatologia, è l'eccessiva importanza data alla forma, al peso, cioè la nostra forma, il nostro peso corporeo, in qualche modo ci sta dicendo qualcosa sul nostro valore, qualcosa su quanto siamo accettabili, qualcosa su quanto siamo amabili, qualcosa su quanto andiamo bene. E quindi il tentativo continuo di modificare questo aspetto è come se rispecchiasse in qualche modo una lotta continua a cercare di modificare aspetti di noi che non accettiamo, no? Cioè il valore personale è un costrutto, è un concetto che chiaramente racchiude molto di più del peso. Qual è il punto però? Che il peso lo posso in qualche modo illusoriamente controllare, ho un numero, ho una bilancia a casa, ci salgo, lo so quantificare. Vedo che si riduce, il mio valore aumenta, cioè questa associazione permette di avere una percezione, che però è una percezione illusoria, di star modificando degli aspetti di noi che non ci piacciono, che in realtà prescindono dal peso. Il peso è solo una delle tante espressioni, però ha un rimando più immediato, perché effettivamente c'è qualcosa che possiamo fare perché se io chiedo a chiunque voi come si fa a essere una persona più di valore, è molto difficile dare una risposta immediata. Questa cosa del controllo del peso invece permette come di avere una risposta immediata, almeno questa è la sensazione che dà. Quindi ecco, so che questo è un concetto un po' complesso probabilmente, ma è proprio la sua complessità che ci porta a renderci conto di quanto questo problema abbia delle radici molto più profonde, che in realtà hanno veramente molto poco a che fare con la bilancia e con le calorie, no? E che quindi il contesto di psicoterapia individuale è proprio il contesto in cui si va
poi anche più in profondità, no? Cioè impariamo a gestire l'aspetto emotivo, ok? Diamo le strategie, perfetto, le troviamo insieme, c'è la dietista barra nutrizionista che ci aiuta anche a comunque costruire delle abitudini alimentari più sane, però poi andiamo un po' più alla base e cerchiamo di rispondere a questi bisogni, no? Per ricollegarci all'inizio di emozioni e bisogni, cerchiamo di riconoscere che forse il bisogno in realtà è un altro, non è soltanto quello di perdere peso o di imparare a gestire meglio la nostra alimentazione. Ok, e noi abbiamo finito, abbiamo visto che adesso guardiamo meglio in chat le domande che ci avete già fatto, se ce ne sono delle altre, adesso abbiamo ancora un po' di tempo, penso, per rispondervi. Intanto volevamo presentarvi i prossimi eventi che fanno sempre parte di questo ciclo di webinar promosso dal Centro Clinico di Studi Cognitivi Mestre. E, trovate sul sito come vi siete iscritti a questo, a cui state partecipando, troverete le schede di iscrizione anche dei prossimi. Quindi parleremo il 13 gennaio alle 14 di ansia e rimuginio con la collega Valeria Valbusa. Il 14 gennaio alle 18 dell'assertività, il 20 o il 21? Adesso so che c'è una doppia data. Ok, c'è la data segnata, c'è un errore sulla data in questo, perché in realtà sarà il 21, il webinar di Marta, che parlerà di perfezionismo e procrastinazione, e poi torneremo sempre io e Marta il 28 gennaio alle 18 per parlarvi di relazioni tossiche. Adesso iniziamo a vedere un po' le domande, così dici, le guardiamo direttamente dalla chat. Okay. Non so se aprendo io le vedete o no, vedete sempre le slide? Con la presentazione, sì. Ok, allora qui c'è una domanda interessante che è come è possibile distinguere uno stile di vita sano da un'ortoressia? Ok, allora, diciamo che io credo che la discriminante la faccia poi la quantità di tempo, di pensieri, di energie e di emozioni anche negative associate a la gestione alimentare, no? Quindi l'ortoressia, intanto facciamo una precisazione magari per chi non la conosce, è un disturbo dell'alimentazione che si basa sul, non è tanto legato al peso quanto all'estremo controllo e rigidità su abitudini alimentari sane, quindi tutto assolutamente biologico. Faccio degli esempi molto così generalizzando, non è per demonizzare niente nessuno, però magari persone che fanno estrema fatica poi a che provano un disagio significativo nella vita di tutti i giorni, anche solo pensare alla vita sociale, se io mangio solo gli gnocchi di canapa biologica coltivati senza OGM, quando vado fuori a cena sarà un po' difficile, no? Quindi diciamo che hanno una serie di regole molto molto strette da un punto di vista alimentare che richiamano lo stile di vita sano, quindi con uno sfondo salutistico. La differenza tra uno stile di vita sano e l'ortoressia io credo che sia proprio un po' nel rapporto costi-benefici, cioè quanto mi costa mantenere tutta questa rigidità rispetto a queste scelte alimentari, quindi quanti pensieri dedico, quanta energia dedico a questa problematica, quanto mi porta a una compromissione della mia vita da un punto di vista magari sociale, lavorativo, quanto ha un'influenza negativa sul mio umore, quindi credo che sia questo un po' il differenziale. Ok, c'è una domanda ci chiede, Lisa ci chiede, consigliate un buon libro di Mindful Eating per psicologi? Mi permetto di ricollegarmi a una cosa che avevamo pensato preparando questo webinar, nel senso che su questo argomento
In generale sull'alimentazione emotiva, ci sono moltissimi libri di autoaiuto. Poi possiamo anche, chi fosse interessato, dopo ci sono le nostre mail, possiamo anche mandare una bibliografia. Libri di autoaiuto, benissimo. Ovviamente poi, come è specificato nei libri di autoaiuto, arrivano fino a una certa parte del percorso. Come diceva giustamente Silvia, c'è poi l'ultimo pezzettino, che è un pezzettone dell'accettazione, del capire qual è il significato che si cela dietro ai comportamenti alimentari disfunzionali, che quel pezzo è necessario farlo in terapia. Per quanto riguarda la mindful eating, in realtà italiani ce ne sono veramente molto pochi. Consigliamo di partire appunto dal metodo mindfulness, dove ci sono dei richiami anche rispetto alla mindful eating, e poi c'è un libro che si chiama proprio Mindful Eating, e sono delle tecniche anche, dove vengono spiegate le tecniche. Comunque, Lisa, se vuoi segnarti le nostre mail, ti manderemo una bibliografia più dettagliata di questo. E, un'altra domanda di Gloria dice: un esempio di un comportamento diverso di gestione delle emozioni. Ok, e l'altra volta nel webinar precedente che è stato fatto da Irene e Riccardo avevano fatto un sacco di esempi, e spero sia stato registrato, se magari si può reperire, perché dava proprio tanti begli esempi. A me viene in mente, ad esempio, prima abbiamo parlato di rabbia, no? Abbiamo detto magari la rabbia può portare a mangiare di più per sedare un po' quella sensazione spiacevole. E una strategia che viene spesso utilizzata nella rabbia è un po' l'allontanamento dalla situazione che mi fa arrabbiare, no? Quindi se sto litigando con qualcuno e mi rendo conto che sto diventando aggressivo, che non riesco più a gestire, eccetera, allontanarmi per un periodo può essere un modo per regolare la mia emozione, perché altrimenti si va incontro a un'escalation. Una cosa importante della rabbia è anche che noi dobbiamo considerare, quando parliamo di emozioni, che vi è una componente che è, come abbiamo detto prima, che è la valutazione della situazione, quindi leone, pericolo, e provo paura, no? Ma se io non associassi il pericolo al leone, non proverei paura. Nel senso, nel caso della rabbia, la valutazione è su un versante dell'ingiustizia, quindi io mi arrabbio quando sento che sto subendo un'ingiustizia, quando quella persona non dovrebbe fare in questo modo, questa situazione non dovrebbe accadere, no? C'è un'ingiustizia. Quindi l'aggressività spesso ha anche un senso di ribellione, no? Una cosa importante nella rabbia è quello, per esempio, di poterla esprimere, questa cosa, quindi anche scrivere magari di questa ingiustizia. Scrivere è un ottimo canale, per esempio, perché se ci rivolgiamo alla persona che ci ha fatto arrabbiare da arrabbiati, lo esprimiamo in quel momento, rischiamo di non andare proprio nella direzione dei nostri scopi sul lungo termine. Però, per esempio, scrivere può essere un buon modo per gestire la parte più cognitiva, quindi più di valutazione. Ci resta un altro problema, che è quello di tutta l'attivazione fisiologica che ci dà la rabbia, no? Siamo accaldati, tesi, abbiamo una forte spinta all'azione, in questo caso all'aggressione, e se noi questa cosa non la gestiamo in qualche modo, rischia di corroderci. L'attività fisica, per esempio, è un ottimo antidoto alla rabbia. È chiaro che non è sempre possibile fare 18 squat quando siamo arrabbiati, perché magari ci sono delle situazioni in cui non è l'ideale, però ci sono alcune cose come prendere a pugno un cuscino, strappare dei fogli di giornale, cioè fare delle cose che effettivamente permettano uno sfogo fisico. Questo è solo un piccolo esempio di alcune strategie che si possono utilizzare per un'emozione specifica, solo per darvi l'idea che veramente ci sono tante di strategie che si possono imparare. Un'altra domanda ci chiede, secondo la nostra esperienza, quanto dura in media la terapia per la cura di questi disturbi? Credo che si possa fare una distinzione, nel senso che distinguiamo ovviamente problematiche alimentari da veri e propri disturbi alimentari, che poi quando sono cronicizzati e conclamati hanno bisogno di una presa in carico che non è ambulatoriale. Quindi proprio da linee guida. Diciamo che la terapia rivolta solo tra virgolette, a problematiche alimentari,
può durare all'incirca un 6 mesi orientativamente come indicazione. Chiaramente non è possibile stabilire a priori la durata di una terapia perché bisogna cercare di capire quali sono tutti poi quei significati di cui ci parlava Silvia, non so se sei d'accordo. Sì, assolutamente. Secondo me è molto difficile nel caso di magari dei sintomi, no? Di aspetti alimentari, che poi, come abbiamo detto nell'ultima slide, cioè, può dipendere da tantissime cose, quindi poi il punto non è tanto quanto ci metto a gestire il sintomo, è quanto ci metto poi a affrontare tutto quello che c'è sotto, e questo è davvero difficile stabilirlo a priori. E non c'è una risposta univoca per tutti, soprattutto perché poi dipende anche da quante risorse io metto in campo, cioè ci sono tantissime variabili. Per quanto riguarda i disturbi dell'alimentazione, se siamo proprio nell'ambito, per rimanere nell'ambito proprio psicopatologico, gli studi ci dicono che la durata media di un trattamento, ma media vuol dire che ci sono tanti estremi, è di 2 anni. Ho letto una domanda che mi sta molto a cuore, che è come stare accanto a una persona che soffre di disturbi dell'alimentazione. E, allora, intanto approfitto per dire che al Centro Clinico di Mestre noi stiamo iniziando comunque a organizzare dei gruppi, come diceva prima anche Simone, proprio per i familiari di pazienti che soffrono di disturbi dell'alimentazione, perché è un ruolo veramente molto difficile. Perché sono dei disturbi che chiaramente che portano a una forte emotività espressa, viene chiamata, cioè tanti scontri in famiglia, tanta rabbia. È difficile veramente capire da parte di una persona che vuole bene a un'altra, vedere che mette in atto dei comportamenti considerati anche autolesivi senza riuscire a fare niente, no? I suggerimenti più importanti vanno nell'ordine di aiutare questa persona a chiedere aiuto, quindi cercare di diventare un sostegno più che un giudice, no? Cioè cercare di evitare i commenti critici, l'aggressività, per quanto spesso vengano spontanei, perché comunque vedere determinate cose può provocare una forte rabbia. Cercare di limitare gli aspetti critici per promuovere più un aspetto di aiuto, quindi vedo che c'è qualcosa che non va, hai bisogno di una mano, ti accompagno da qualcuno, proviamo a cercare insieme una soluzione. Nell'ambito di una terapia questa cosa è molto potente, perché si parla di gioco di squadra, no? Non è più perché il terapeuta c'è un'ora a settimana nella migliore delle ipotesi, ma i familiari sono con la persona che sta male sempre, no? E quindi sono una risorsa enorme, per cui è molto bello anche in terapia vedere la trasformazione da queste famiglie che arrivano comunque tutti molto arrabbiati tra di loro, molto in conflitto, molto in difficoltà, eccetera, e quando poi si lavora su una ridistribuzione di ruoli diventano una risorsa molto importante e aiutano proprio ai momenti dei pasti, nei momenti di difficoltà. Quindi ci sono proprio dei protocolli, questi gruppi di cui vi parlavo, specifici per trasmettere delle competenze anche ai familiari, che poi possono essere molto di aiuto per i pazienti. Sto cercando le altre domande. E, c'è una domanda che sottolinea un aspetto di cui non abbiamo parlato, che è l'eccesso di attività fisica. Non è vero. Quindi spesso, giustamente Federica ci dice, spesso il circolo vizioso include anche l'eccesso di attività fisica, che comporta una variazione dell'apporto calorico nonché del senso di fame. Questo si configura come ulteriore complicazione del comportamento alimentare. Avete qualche suggerimento per gestire meglio questo aspetto? Ok, stavo leggendo un'altra domanda. Sì, è verissimo, non abbiamo sottolineato anche questo aspetto, che sicuramente incide e che rientra in quello che è un meccanismo di controllo, quindi nel circolo vizioso di cui parlavamo prima, il tentativo di ristabilire uno stato precedente può essere esercitato anche con una eccessiva attività fisica, che viene fatta non tanto di nuovo per il piacere dell'attività quanto per un uso strumentale su quello che è
appunto eventualmente poi la manifestazione più tangibile dell'alimentazione emotiva, che potrebbe essere l'aumento di peso. Sicuramente l'aspetto dell'attività fisica come compensazione deve essere affrontato in terapia, va analizzato, vanno comprese le motivazioni del perché si ricorre all'attività fisica, qual è la credenza che sottosta al praticarla. E non so, Silvia, se tu hai in mente altre strategie pratiche, ma voglio dire, questo è proprio uno di quegli aspetti che ha un significato personale che va affrontato in terapia. Non c'è purtroppo una, come dire, un consiglio pratico da dare. Esatto, sì, credo anch'io, perché per l'attività fisica può assumere significati molto diversi. E bisogna andare un po' in profondità. E stavo leggendo anche, ci sono tantissime domande, io non so se riusciremo, proviamo, ma stanno aumentando sempre di più. Allora, tra l'altro non so perché tu ne leggi alcune che io non vedo e non, quindi non so dove siamo arrivati, quindi vado un po' a caso. E, ho letto quali sono gli interventi migliori per ragazze adolescenti con BMI molto basso, anoressia nervosa. Allora, il gold standard per l'anoressia nervosa è la terapia cognitivo-comportamentale in equip. Quindi cosa vuol dire? Si lavora in equip multidisciplinare. Prima abbiamo fatto qualche esempio, ma in questo caso, quando c'è una diagnosi comunque chiara, il trattamento è più strutturato, ovviamente. L'equipe è composta da il medico psichiatra o internista, cioè e internista, che diciamo che è il case manager, quindi è chi fa la prima valutazione. Dopodiché si attiva subito un percorso di psicoterapia e un percorso con una dietista, un medico nutrizionista, quindi si lavora in parallelo sugli aspetti sia emotivi che alimentari. La valutazione da parte del medico, quindi psichiatra, internista, serve anche per capire che livello di cura è necessario, quindi va bene una terapia ambulatoriale per iniziare magari, quindi iniziamo con degli incontri settimanali, eccetera, eccetera, o ci sono già gli estremi per un trattamento più intensivo, che quindi può essere un day hospital o un ricovero ospedaliero, per cui è necessario fare prima una valutazione e poi dopo si attiva la rete. Si lavora in equip, quindi appunto presenza di diversi professionisti, perché si lavora su aspetti diversi. Da un punto di vista della psicoterapia, la più indicata è la cognitivo-comportamentale. Silvia, noto con tanto piacere che credo che ci siano anche tanti genitori o insegnanti che ci hanno seguiti, perché ci sono alcune domande che hanno un po' un filo conduttore che hai iniziato a spiegare tu rispetto al coinvolgimento dei genitori, e credo che già il fatto che alcuni si stiano facendo delle domande come genitore sia sulla prevenzione sia su come fare per aiutare i propri figli sia già un passo veramente, veramente importante, perché è quello che stavi dicendo prima tu, no? Prima di tutto cerco di essere un aiuto, cercando anche di capire qual è il problema. Ci sono delle domande specifiche a cui direi che è meglio che rispondiamo in privato, visto che possiamo digitare la risposta. Però in generale direi che sì, siamo d'accordo sul fatto che è necessaria tanta sensibilizzazione su questo argomento. Alcuni scrivono, ad esempio, che c'è molta, Ludovica ci scrive, c'è molta disinformazione e che sarebbe necessario aiutare anche chi non soffre di problematiche di questo tipo a comprendere chi ne soffre. Ci sono fortunatamente sempre più eventi di informazione e di sensibilizzazione. Uno per tutti è il Fiocchetto Lilla, che ricorre il 16 marzo. Normalmente, di solito, intorno a quella settimana, tanti professionisti si adoperano per promuovere l'informazione su questi problemi alimentari e anche per aiutare chi sta vicino a chi ne soffre.
Stavo pensando anche, siccome credo che dobbiamo andare in chiusura adesso, e per quanto riguarda le domande a cui non riusciamo a rispondere per motivi di tempo, anche quelle per cui forse è meglio rispondere privatamente, esatto, che c'era la slide con i nostri contatti e il contatto del centro clinico, quindi contattateci pure, sia per richieste, cioè domande a cui appunto non abbiamo potuto rispondere, che poi se volete richiedere comunque anche una consulenza con noi, o contattare il centro. Esatto. E, sì, io direi che vi ringraziamo tutti per aver partecipato così numerosi, non ce lo aspettavamo. Quando l'abbiamo fatto in presenza non avevamo questi numeri. Ci scusiamo per le difficoltà tecniche iniziali, ma piano piano ci prenderemo un po' il ritmo, speriamo anzi di poter non farli più così e farli in presenza, ma siamo felici perché abbiamo raggiunto molte più persone di quelle che avremmo potuto raggiungere in presenza. Esatto, grazie anche da parte mia e basta, niente, speriamo appunto di poterci vedere presso di persona in qualche modo, che ormai sembra un miraggio, però dai, la cosa positiva di questa modalità è anche che permette di raggiungere magari anche più persone, ho visto qualcuno chiedeva di centri a Firenze, quindi evidentemente persone che ci stanno seguendo anche un po' fuori dalla nostra zona. E basta, Simone, credo che non ci... vedo che siamo solo noi due adesso, quindi... chiudiamo noi, credo, giusto? Sì, vi invitiamo, adesso io cerco di tenere le domande che ci avete fatto per rispondervi. Nel caso in cui non dovessero arrivare le risposte o non dovesse arrivarvi il link per poter rivedere il webinar, contattate direttamente noi o la segreteria, perché appunto c'è la nostra estrema disponibilità. Buona serata a tutti, a questo punto buona cena. Buona cena, andiamo a mangiare, va? Polpette pure. Va bene. Buona serata a tutti. Arrivederci.